Buonasera, scusate la voce che se ne sta andando allegramente, non tanto allegramente per me, non so, per voi, forse sì. Allora, innanzitutto il suo cordiale benvenuto a Lisa Canova, storica dell'arte, ha curato progetti, mostre, campagne fotografiche, workshop e conferenze, promuovendo la relazione tra arte, territorio e cittadinanza. È socio fondatrice di A Titolo, un'organizzazione no profit attiva dal 1997 con lo scopo di indagare e sperimentare le potenzialità dell'arte contemporanea nell'ambito della sfera pubblica e sociale. È stata tra i consulenti culturali per la candidatura di Matera Capitale della Cultura 2019. Negli anni ha inoltre collaborato con l'istituzione quale la Fondazione Sardi, la Fondazione Merz e l'Università di Torino. La voce è sempre peggio. Con noi Arabella Natalini, storica dell'arte. Dopo aver studiato a Firenze, Siena e Londra, si è interessata ai recenti sviluppi dell'arte pubblica. Tra il 98 e il 2001 è stata curatrice del Palazzo Giuseppe Papessi di Siena, tra il 2009 e il 2011 di Exe, Centro d'Arte Contemporanea di Firenze, e dal 2001 al 2018 direttrice artistica di Pusinecta, Arte Contemporanea nel Cante. Dal maggio 2019 è direttrice scientifica del Museo degli Innocenti di Firenze. Il libro che Lisa Parola offre oggi alla nostra riflessione interroga il rapporto della contemporaneità con i monumenti e restituisce tutta l'attualità del dibattito intorno al distinto delle statue e delle loro rappresentazioni. Ci racconta come i monumenti non siano muti a chi li guarda, ma incorporano simboli, significano valori, elaborano frammenti di memoria collettiva, sociale, storica. L'autrice sfoglia con un ethos partecipativo un tema emblematico: la demolizione, la sostituzione, lo spostamento di statue, sculture, simboli o eventi del monumento nell'accezione più comune del termine, che viene messa in discussione da nuove egemonie culturali di genere, razziali e politiche. La questione delle statue battute è una questione antica. Accade sempre quando la storia cambia direzione, cambiano i simboli e i segni che l'hanno accompagnata. Insieme nel momento c'è sempre una questione di identità. Anche se li dimentichiamo, quei volti e quei corpi portano con sé una parte di noi, ma quando altre identità entrano nella storia e prendono voce, qualcosa accade, perché il monumento non è solo un'opera d'arte, ma anche, a volte soprattutto, un dispositivo comunicativo. In molti momenti della storia, da luoghi di commemorazione, i monumenti si sono trasformati in occasioni di conflitto. Il punto interrogativo in fondo al titolo rende evidente che si tratta di un libro che ha la consapevolezza di non essere esaustivo, avendo il ruolo di aprire una discussione. I monumenti continuano a interrogare la sfera pubblica e la risposta non può essere neutra, ma sempre posizionata. Cedo ora la parola a Arabella. Naturalmente Anna Benedetti, e mi ha dato la possibilità di incontrare Lisa Parola, che conosco da molti anni e che stimo profondamente. E mi sono interrogata nel momento in cui ho avuto per la prima volta tra le mani questo libro sui suoi contenuti, ma anche sulle modalità espositive, perché si tratta di un libro piuttosto piccolo, non corposo, ma estremamente denso, con una quantità di contenuti che non mi sento francamente di ripercorrere, quantomeno non
non per farvi una sintesi, ma piuttosto pensavo di porre tutta una serie di questioni su cui ho riflettuto in solitudine negli ultimi tempi, perché non mi occupo più di arte pubblica da molto tempo, ma questo libro mi ha veramente riportato in uno strano movimento temporale, ed è la questione temporale, così come quella spaziale, come la politica, l'ideologia che sta alle basi di molte di queste opere d'arte particolari, si tratta spesso di sculture ma non solo, e sono estremamente particolari per la densità di significati, segni, riferimenti, ma anche proprio per la loro collocazione. Principalmente le opere d'arte, i monumenti, si collocano infatti nello spazio pubblico, quindi quei luoghi così complessi che vengono quotidianamente attraversati sempre più da comunità eterogenee, che hanno quindi funzioni anche estremamente diversificate, e dove questi monumenti sono stati storicamente collocati per ricordarci, per evidenziare una figura, un particolare momento della storia che molto spesso non è più, quindi uno sguardo rivolto al passato, che però intende, attraverso la realizzazione appunto di queste opere così peculiari, comunicare al presente, ma anche possibilmente lasciare una traccia per il futuro. Quindi io direi che la questione spaziale, nonché la questione temporale, sono alcuni elementi cardine che vengono affrontati nel libro di Lisa. Ti dicevo, un libro snello ma densissimo, che ha tra i suoi molti pregi anche una scansione che permette di seguire il ragionamento di Lisa, di seguire i suoi tanti riferimenti che non sono mai uziosi, non vengono citati grandi intellettuali semplicemente per fare sfoggio delle sue conoscenze, delle sue tante letture, ma perché sono proprio parte integrante del suo discorso, un discorso che trovo estremamente personale, molto calibrato e con tante proposte anche verso appunto il nostro presente e il nostro futuro. Mi ha fatto piacere che Anna Benedetti abbia prontamente sottolineato quel punto interrogativo che connota già il titolo, giù i monumenti, punto interrogativo. Amo le domande, credo che l'arte in generale, l'arte contemporanea, più che mai abbia tra le sue varie funzioni quello di porre delle domande, e non credo che il ruolo di noi storici, critici o anche visitatori sia quello di dare delle risposte, ma quantomeno tentare delle interpretazioni, tentare di approfondire alcuni spunti e a nostra volta interrogarci. Ecco, credo che una delle funzioni fondamentali dei monumenti siano proprio quello di permettere al pubblico e alle persone di interrogarci, ma questo non avviene sempre per una moltitudine di fattori. Quindi, se Elisa è d'accordo, io vorrei ripercorrere assieme a lei alcuni di questi aspetti, e sottolineando fin da subito che una delle caratteristiche che ho non soltanto ammirato, ma devo dire proprio invidiato di questo testo, è la capacità di mettere in luce un insieme di relazioni estremamente complesse, facendole sembrare apparentemente semplici. Sono delle relazioni che devono continuamente essere rinegoziate, ripensate, che implicano un lavoro collettivo, non per riuscirsi la bocca in collettività o comunità, ma il movimento in quanto tale si pone in relazione appunto con la comunità. E questa sua funzione talvolta si è andata un po' perdendo, ma mi sembra anche che un crescente ritorno di attenzione, anche direi piuttosto recente, negli ultimi 10-15 anni, verso questa forma così complessa e così rischiosa anche dal punto di vista dell'artista. Una cosa è realizzare una mostra personale all'interno di una galleria o di un museo, dove ha tutto l'agio di esprimersi, di raccontare, dove il pubblico è già in qualche modo selezionato, rispetto al confronto con uno spazio che talvolta è uno spazio non soltanto complesso, ma può essere anche addirittura ostile. E in questo senso è particolarmente importante il lavoro che ha svolto Lisa assieme al titolo di concertazione, di discussione, di messa in relazione del proprio sapere, delle competenze dell'artista con appunto una realtà molto articolata, che è quella del luogo dove questa persona è andata a collocarsi.
Come potete vedere, ho riempito questo libro di talmente tanti segni che spero di non andare in confusione. Mi piacerebbe molto, almeno quella, poter citare qualche brano, proprio per sottolinearne la limpidezza, e vorrei aggiungere anche l'onestà intellettuale, che non è una caratteristica che tutti gli storici dell'arte hanno, neppure le storiche dell'arte, che proprio tendo ad apprezzarlo di più. E subito, partendo dall'inizio, la prima frase, secondo me, la premessa è quella giustamente ricordata anche da Anna, quanto l'opera d'arte, quanto il monumento non è solo l'opera d'arte, ma anche un dispositivo comunicativo, e su questo Elisa tornerà a più riprese. Ma la primissima riga del primo capitolo, che si intitola Il rovescio dei monumenti, dice così: i monumenti hanno una data di scadenza. E quindi introduce subito, in estrema sintesi, questo ampio tema, che poi svilupperà affrontando diversi aspetti, anche degli aspetti che potremmo definire quasi più tecnici, come queste opere sono fatte, come solitamente sono orientate rispetto al pubblico, la presenza o l'assenza del basamento, dispositivo di straordinaria potenza, e che verrà quindi nel corso del Novecento, storici messi in discussione, ripreso, analizzato, un'intera rassegna, una celebre rassegna londinese che fa proprio del piedistallo il fulcro della propria riflessione. Quindi, dicevamo, un'analisi dei diversi aspetti, un'analisi ricorrente anche appunto delle questioni di genere, di quanto i monumenti, quantomeno quelli tradizionali, siano per lo più monumenti maschili per più aspetti, non soltanto per i soggetti rappresentati, ma anche per le modalità di rappresentazione. Si sottolinea la frequente verticalità di queste opere, si sottolinea la propria imperiosità, si sottolinea quanto le figure di donne siano sottorappresentate, e quando queste sono presenti non sono quasi mai rappresentate nella propria individualità, ma piuttosto come sinonimi di qualche cos'altro. Sono spesso senza nomi, sono spesso più piccole o in un'altra posizione, così come personaggi appartenenti ad altre culture. E quindi anche il tema del ripensamento dei monumenti, soprattutto in questi ultimi decenni e soprattutto in alcuni luoghi, non principalmente in Italia, ma pensiamo agli Stati Uniti, si interroga anche sulla questione della rappresentazione del potere e su come le culture extraoccidentali siano sottorappresentate o trasformate forse in qualcos'altro. Quindi la frequente presenza di stereotipi. In tutto questo Elisa sottolinea, non sono più sicura che sia in questa parte o successivamente, l'importanza non solo di chi e cosa viene rappresentato, ma anche dei committenti, e questo si ricollega tra l'altro anche a progetti più recenti di cui a titolo sono state importantissime rappresentanti in Italia. Un altro aspetto su cui appunto vorrei fare una domanda a Elisa ha a che fare ancora una volta con le relazioni, e quindi con la questione dell'io o del noi che passa attraverso questo tipo di rappresentazione. Cerco di spiegarmi meglio. Molto spesso sono figure isolate, dove, come ricordavamo, se ci sono altre figure sono un contorno, quasi un tutt'uno con il basamento, no? Mentre invece devono rivolgersi o si rivolgono a una pluralità, e questa pluralità che un tempo forse era più coesa, proprio perché, come dire, il messaggio, l'ideologia era più penetrante, penetrante in diversi livelli della società, questo noi oggi si è andato un po' perdendo. Quindi mi riservo di affrontare più avanti, perché Elisa attraversa non soltanto le varie forme, una serie di opere anche realizzate in tempi recenti, ma un ultimo capitolo dice che fare, e a mio avviso dà una risposta, delle risposte veramente calzanti, quindi su questo ci arriveremo. Intanto volevo farti una domanda sull'io, noi e come ci collochiamo oggi rispetto a questo. Allora, innanzitutto grazie ad Anna De Benedetti, per me è davvero importante essere qui, e essere qui peraltro l'8 marzo a parlare di monumenti tendenzialmente maschili, come ha detto Arabella.
E dunque davvero grazie, credo che sia Anna che Arabella abbiano detto quasi tutto, io potrei quasi alzarmi e andare via. Posso dirvi sull'io e il noi, e per farlo proverò a spiegarvi un po' la genesi di questo lavoro. Prima di tutto, questo lavoro prevede principalmente l'analisi di monumenti come statue. Ho lasciato relativamente da parte l'architettura perché avrebbe mosso con la funzione, la rifunzionalizzazione, altri temi. Avevo bisogno di avere un punto chiaro, quello del monumento. E l'ho fatto in relazione a tre motivazioni. La prima, Arabella l'ha già in qualche modo introdotta. Io ho fatto parte a lungo di un gruppo di curatrici e storiche dell'arte, tutte donne, non a caso, che prima a Torino e poi in Italia si sono occupati di arte pubblica, tendenzialmente arte pubblica partecipata, cioè nella realizzazione di opere tendenzialmente con una funzione, con dei committenti che erano gruppi, associazioni, scuole e via dicendo. Dunque, per molto tempo sono stata nello spazio pubblico con l'arte, nel tentativo di realizzare processi e forme non convenzionali. E inevitabilmente lo sguardo a un certo punto, dopo 18 anni di lavoro, si è girato proprio una sorta di turn con l'idea di guardare cosa era l'arte pubblica, e dunque lo sguardo è caduto sui monumenti. Proseguendo nel mio lavoro di curatrice, che come Arabella sa è di slacco perché ti porta nei luoghi e nelle situazioni più strane, ho lavorato a Kiev per 2 anni, tra il 17 e il 19, subito prima della pandemia, subito prima della guerra, e sono stata invitata a Kiev da un gruppo di artisti più o meno nati negli anni 80, piccoli nell'epoca della perestroica, proprio in relazione alla mia ricerca sui monumenti, perché loro stessi, credo che tutti di voi lo sappiano, in Ucraina c'erano, non so mai se parlare al presente o al passato, è molto complesso per me questo, c'era una legge sulla decomunistizzazione, cioè tutti i monumenti, tutta l'iconografia, tutto era, quando io mi sono presentata in Ucraina, in fase di trasformazione. Questi artisti, la domanda dalla quale nasceva la mia presenza a Kiev in quel momento era: cosa ne facciamo di questa memoria? Cioè loro, piccoli adolescenti universitari, nati con quel tipo di forma, di estetica prepotente, pesante, visibile, loro stessi si chiedevano: dove la mettiamo? La stanno cancellando tutta, siamo sicuri che questa sia la strada giusta? E poi, come una sorta di capriola, mi sono ritrovata in realtà per un viaggio a New Orleans. E a New Orleans, più o meno nello stesso anno, era il 19, qualche mese prima della pandemia, delle donne, artiste, prevalentemente poete, mi hanno riproposto qualcosa che assomigliava alla domanda degli artisti ucraini, o meglio, a fronte dei monumenti dei confederati che venivano tolti, loro sottolineavano il fatto che andavano tolti perché in qualche modo quei monumenti, la cultura che quei monumenti avevano al loro interno, avrebbe potuto essere violenza rispetto alle loro nonne. Stiamo parlando di nuovo di artiste nate più o meno negli anni 80, per cui anche la questione proprio dei tempi è un po' inquietante. L'America molto vicina a noi, le loro nonne avrebbero potuto subire violenze e loro avrebbero potuto essere frutto di quella violenza. Ora, la domanda era chiara, ma ancora più chiaro è il fatto che
ai monumenti, quelle statue che apparentemente magari rimangono silenti per decenni, è sempre o quasi sempre legata a una parte della nostra biografia. E questo è stato uno degli elementi che mi ha fatto ragionare anche tornando in Italia, muovendomi per l'Europa, dov'è questo, soprattutto in Europa, dov'è oggi quella parte di biografia in queste statue che paiono più o meno intoccabili. In Italia il tema quasi non è toccato, perlomeno adesso. Il noi, dunque, appunto, per tornare alla domanda di Arabella, era proprio quell'io alto, più è alto e più rappresenta, e quel monumento che è quasi un momento, nel senso che poi l'intorno che potremmo definire come noi cambia continuamente. Mai come in questi decenni il contesto sociale, politico, di genere sta cambiando. E dunque inevitabilmente quei monumenti tornano ad avere una voce, o meglio, come dire, hanno coperto per decenni magari una voce con quel basamento di cui appunto poi torneremo dopo, e la voce che non è stata ascoltata, che non ha avuto spazio, torna violentemente. Non so se devo fermarmi qui ad andare avanti, se tu hai delle... Come credi? Eh sì, ogni frase ha qualcosa da dire, ma è meglio che lo dica tu. Un punto centrale che a cui io tengo molto di questa ricerca è quella di davvero girare lo sguardo e vedere quante volte questa cosa si è riproposta nel corso della storia. L'esempio più chiaro è la rivoluzione. Durante la Rivoluzione francese noi abbiamo in tutte le stampe dell'epoca e durante tutte le rivoluzioni, probabilmente anche quella sovietica che è meno, come dire, di cui ho meno materiale sotto mano, ma l'immagine è sempre lo stesso, cioè nel momento della rivoluzione, o meglio nel momento della pre-rivoluzione che io definisco rivolta, quella massa, quel noi, quella forma arriva al monumento e lì qualcosa accade. Io mi fermerei qui, se tu hai altre domande poi... Molto bene. Sì, per ricollegarmi a quello che stavi dicendo adesso, sempre per sottolineare quanto la sua ricerca, che parte in qualche modo anche nel tuo caso ovviamente da un dato biografico, forse nel corso delle nostre vite ci rendiamo sempre più conto in modo più chiaro quanto il peso anche delle nostre singole storie vada a incidere nel nostro lavoro e non soltanto nella nostra vita affettiva. Nella suddivisione appunto del capitolo successivo, che si intitola Cosa sta accadendo alle statue, Lisa ripercorre alcuni momenti della storia, tra cui quello della Rivoluzione francese, che sicuramente è stato un momento di svolta, di messa a fuoco, anche di interrogazione anche da parte del potere su cosa doveva essere fatto, cioè se queste sculture dovevano essere abbattute, se dovevano essere addirittura spostate, se dovevano essere sostituite con altri segni. Quindi un dibattito che torna oggi in modo attualissimo, e per pensare appunto alla sua suddivisione, un sottotitolo che riporta distruzione come trasformazione è, credo, molto emblematico e anche molto forte, perché la nostra sede europei ci porta a pensare alla conservazione come qualcosa che dà senso e continuità, e alla distruzione come una cesura irreparabile. E quindi è un tema che torna nella nostra quotidianità e torna nel sistema dell'arte e nello spazio pubblico in modo cogente, in dei momenti così cruciali, e adesso ne stiamo attraversando uno a pochi metri da casa nostra, ma torna anche nella quotidianità, perché nel capitolo precedente Lisa elenca anche vari modi in cui le statue vengono distrutte o in cui spariscono, e il primo, forse il più calzante in un contesto cittadino ricco di segni come il nostro, è l'oblio, cioè il fatto che a un certo punto alcuni monumenti noi non li vediamo più,
un po' perché magari hanno una forma desueta, un po' perché parlano appunto un linguaggio che non è più il nostro, un po' per l'abitudine, e in questo senso ci sono state operazioni di artisti molto molto noti, di cui Elisa anche parla, penso a Christo e a Jean-Claude, e con i loro impacchettamenti celano alcuni monumenti, alcune architetture, ma al tempo stesso le disvelano, insomma, quindi il poter tornare, il poter attualizzare, il poter mettere in discussione ci permette di rivedere alcune cose esistenti. Poi ci sono un altro paio di modi in cui queste sculture scompaiono, talvolta vengono ufficialmente rimosse, e altri sono dei processi che Lisa definisce dal basso, quindi particolarmente articolati, partecipati, ma non per questo necessariamente giusti. Quindi è molto difficile capire cosa fare con questi segni ingombranti. Pensiamo per esempio a tante sculture e architetture degli anni 30, del periodo fascista, che hanno fra l'altro molto spesso una loro dignità artistica, almeno dal mio punto di vista, ma portano appunto dei significati e dei valori che sicuramente non possiamo più abbracciare da oggi. Allora, tra le varie cose che Lisa sottolinea, è quanto i monumenti cambiano, cambiano le persone, cambiano gli spazi, i monumenti appunto vivono e muoiono, si trasformano, il loro aspetto si modifica e il loro contenuto simbolico si rovescia. Quindi questa non è un'azione che avviene così casualmente, avviene attraverso questa continua relazione di aspetti diversi della società, e un qualcosa che è cambiato, per esempio, da quando entrambi abbiamo iniziato a lavorare nella sfera pubblica è per esempio il potere dei mass media, o meglio dire della rete, il potere dei social, che cambia completamente la nostra esperienza e la nostra relazione rispetto all'arte tutta e ancora più rispetto ai monumenti. Ma non voglio ora entrare in un percorso che sarebbe periglioso e che meriterebbe una sua riflessione a sé, per quanto appunto molto importante anche in campo artistico. Quando si parla del monumento, appunto, si parla spesso di tutte queste relazioni, di tutti questi aspetti, di questo suo essere parte integrante di un messaggio politico, un messaggio legato al potere, e talvolta si perde di vista anche la sua conformazione, il suo pregio o meno artistico. Abbiamo anche a Firenze alcuni monumenti molto interessanti, e ne abbiamo di orrendi, e vengono trattati allo stesso modo. Quindi sicuramente tornare a guardarli, a vederli, a pensarli, è un aspetto fondamentale, e questo lavoro chiaramente viene fatto dagli storici e dai critici, ma è un lavoro che sarebbe importantissimo poter sviluppare anche nelle scuole. Io penso forse i ragazzi oggi come oggi non sanno più nemmeno che cosa voglia dire un monumento pubblico. Vengono portati fortunatamente anche dai loro insegnanti a visitare musei, che sono spesso qualcosa di distante, ma attraversano quotidianamente, io lavoro in Piazza Santissima Annunziata, gli spazi così densi di segni, guardando altrove, come forse abbiamo fatto anche noi alla loro età. Qui la mia domanda per Lisa è duplice. Da una parte mi chiedo e le chiedo se questo lavoro appunto con le generazioni più giovani sembra pensabile, fattibile, se ne hai avuto esperienza diretta. Allora, per ora mi fermo qui e poi faccio la seconda parte della domanda. Un po' questo libro io l'ho scritto pensando a una dimensione. Si sente? Se si tiene il microfono più vicino, va bene. Meglio. Pensando anche a una dimensione universitaria e di liceo, tant'è che vengo chiamata molto. Proprio per questo, proprio perché in questi ultimi anni si sta tornando a parlare molto di spazio pubblico in un conflitto un po' schizofrenico, dove appunto gli architetti parlano molto di spazio pubblico collettivo, e però allo stesso tempo quello stesso spazio si va sempre più privatizzando. Credo che voi abbiate a Firenze chiarissima questa situazione, cioè le grandi case di moda, le grandi firme, le grandi che comprano
architetture, comprano spazi, giardini, eccetera. E dunque l'ho pensato proprio in relazione anche a una sensibilizzazione rispetto a cos'è quello spazio di nuovo del noi. Esiste uno spazio del noi. L'esperienza l'ho fatta da poco all'Università di Bolzano, che è appunto un'università di design, dove sono stata chiamata con altri artisti e esperti a dibattere con gli studenti sull'idea di un monumento orizzontale e corale che ricordasse gli studenti della Rosa Bianca, che era, immagino che anche qui molti lo sappiano, studenti tedeschi che furono uccisi dal nazifascismo. Per cui l'ho fatto, l'ho portato nelle situazioni, lo dicevo prima ad Arabella, davvero più diverse. Uno, perché i giovani, molte associazioni di giovani mi chiamano a presentare questo libro, forse perché molto legate anche a tutta la questione, ai temi del postcoloniale, che è un tema molto attuale in questi anni e di quali i giovani si stanno prendendo, è molto presente tra i giovani. E per cui sì, vengo chiamata da licei, tant'è che adesso inizio a, non sempre a dire sì. Io l'ho scritto assolutamente per i giovani, per fare in modo che quelle forme, che appunto, come diceva Rebella, o vengono o sono del tutto silenziate, oppure neanche riconosciute da un punto di vista, questo è molto importante per me, da un punto di vista temporale, cioè questa socializzazione della vita quotidiana fa sì che nelle nuove generazioni la prospettiva storica sia sempre più liscia, sempre più appiattita, e dunque si faccia davvero fatica a capire il posizionamento della storia, il tuo posizionamento rispetto alla storia. E il monumento è poi sostanzialmente questo, cioè il fatto di segnare un tempo, una data, un atto, un momento, e questo è particolarmente importante. Per cui rispetto alle nuove generazioni ho un grande desiderio, grandissimo, lo dico pubblicamente, che sarebbe quello di fare una biennale dei monumenti, cioè un format che in qualche modo facesse con discipline diverse, dalla filosofia all'arte, all'architettura, ma tornasse a rivedere quei monumenti, perché in Italia, lo ribadisco ancora, il dibattito, se non per Indro Montanelli, non è ancora così eclatante, se non alcune architetture romane, comunque, ma arriverà, perché comunque a un certo punto il tema di culture, generazioni, voci che non hanno avuto voce e che osservano appunto scene e rappresentazioni di un certo tipo arriverà anche in Italia, mi auguro, perché vuol dire anche che abbiamo una coscienza civica e artistica. E poi c'è un altro tema che a me è molto caro, che non ho inserito nel libro perché non è ancora pronto, ma ci tengo, che è quella di una sorta di ripensamento anche del concetto di patrimonio. In Italia è importante, cioè in un tempo globale di voci plurali, a mio avviso, secondo me sarebbe anche importante rivedere alcune linee delle definizioni proprio giuridiche di patrimonio. Cosa è patrimonio? Tenete conto che l'etimologia di patrimonio ha il padre, mentre invece, come dire, oggi si è anche in grado di ragionare sul patrimonio che può avere almeno un'attenzione rispetto alle questioni di genere più presenti. Grandissimo tema. E tra l'altro, anche se appunto non lo sviluppi nel libro, però questo avviene successivamente, si parla di possibili spostamenti, sempre concentrandosi sul tema del monumento, e di proposte
proposte, avvenute di spostamento appunto dallo spazio pubblico al museo, quindi sempre per restare il tema di patrimonio, come se il museo fosse luogo chiuso, protetto e senza questioni da risolvere, diciamo, fosse uno spazio neutro. Ecco, si torna a una visione che assolutamente non ha nessun tipo di fondamento né per lo spazio pubblico, ma tantomeno nel museo. Però forse ci arriviamo più avanti e voglio ancora ripercorrere alcuni dei titoli e anche dei contenuti, perché diciamo il libro si muove su questo registro plurimo, ovviamente storico-artistico, ma anche filosofico-politico, e al tempo stesso non perde mai di vista anche il monumento come oggetto. E questa secondo me è una cosa molto importante, perché in un dibattito così animato come quello degli ultimi anni, soprattutto appunto nell'ottica postcoloniale a cui faceva riferimento Lisa, a volte è come se si parlasse solo di iconografie, di committenze, e si perdesse appunto la specificità di tutte queste opere. Per cui nel capitolo successivo, che si sofferma appunto sul monumento dell'arte contemporanea con un'ampia casistica, su alcune di queste magari vorrei tornare, il primo paragrafo si intitola "Riscrivere il monumento", e Lisa mette insieme anche a più voci l'idea di contromonumento, che mi sembra molto, molto interessante in questo momento, e però segue con delle precisazioni. Per esempio, un titolo che mi è piaciuto molto è "Tutta una questione di centimetri". Ecco, questo è un aspetto che non abbiamo considerato, ma le dimensioni dei monumenti sono un aspetto fondamentale del proprio messaggio, e non soltanto della sua ricezione, quindi il cambiamento di scala, per lo più si parla di scale monumentali, quantomeno uno a uno, che negli ultimi anni ha visto anche un rovesciamento, quindi artisti che si sono presi, come dire, il carico di restringere queste dimensioni e quindi risignificare completamente lo stesso immaginario, no? Quindi un'iconografia che si presta a un ribaltamento ideologico e di significato rispetto alla collocazione dei luoghi, rispetto alla scala, forse potremmo aggiungere anche rispetto ai materiali. Sappiamo che materiali preziosi oppure materiali solidi, rispetto invece ad opere che sono proprio strutturalmente e poeticamente effimere, quindi se pensiamo a tutti i fenomeni degli anni 60 e 70 che in qualche modo lo spazio pubblico lo interrogano con operazioni effimere, temporanee. Quindi la durata che torna in modo trasversale all'interno di questa disamina, così come appunto tutta una serie di interrogazioni. Quindi da una parte e in prima istanza, anzi, vorrei chiedere a Lisa se questo concetto di contromonumento è un qualcosa che ti sembra, diciamo, calzante a quello che sta avvenendo oggi, e anche quanto la figura del curatore, della curatrice e dell'artista possono intervenire non soltanto nella realizzazione di mostre, di opere, ma anche proprio nell'ambito del dibattito. Contromonumento e antimonumento. Mi sentite? Perché no. Perché è acceso, eh? Forse è un po' lontano. No, forse così. No. Ok, adesso mi sentite. Contromonumento, antimonumento, anche queste due sono definizioni dell'ambito specifico dell'arte contemporanea, ancora non definitivamente chiarite. Possiamo dire che il contromonumento è laddove l'artista interviene direttamente in modo dialettico, conflittuale col monumento, poi proveremo a fare degli esempi, e l'antimonumento è qualcosa che invece prova ad abbassare quel monumento, perché in tutto questo dialogo mio e di Arabella stiamo perdendo, secondo me, e ci tengo perché sennò poi me lo dimentico, il punto centrale sul quale il mio libro e la mia tesi lavora, che è quella del basamento. Cioè io parto dall'idea che più della statua è il basamento che fa il monumento, tanto più è alto, tanto più rappresenta, indipendentemente poi c'è anche il sopra.
Vi faccio un esempio. Sempre a New Orleans, io mi sono trovata a New Orleans anche perché a New Orleans era stata rimossa una con appunto un dibattito davvero politico, sociale, anche violento, anche molto, una delle statue del generale lì, generale in capo delle forze confederate, che è stato un esperimento e tuttora un esperimento molto interessante. Il generale Lee, come molti, ho provato anche nel libro a segnare sempre le misure dei monumenti di questi basamenti, era alto più o meno una ventina di metri solo di basamento, poi c'era anche la statua sopra. E a un certo punto il sindaco della città decide non di togliere ma di rimuovere temporaneamente quella statua e posizionarla in un posto segreto in modo da riuscire ad aprire un dibattito pubblico sul tema del che fare. Tenete conto che appunto, lo ribadisco ancora, nel sud degli Stati Uniti il conflitto culturale tra gli americani e gli afroamericani è molto molto duro, molto complesso, con Trump ancora di più, per cui siamo in una dimensione prettamente politica. Però quella del basamento è il mio punto di vista. Il monumento viene fatto prevalentemente dal basamento. E vi dirò di più, nelle iconografie che raccogliamo, che io ho raccolto negli anni, a partire dalla rivoluzione francese, a quella sovietica, poi ancora oggi, lo si vede molto chiaro come sia il basamento la questione del conflitto, perché in tutte le immagini, nonostante passino i secoli, sono sempre uguali. Voi avete una folla, il monumento centrale, la folla raggiunge il monumento, sale sul monumento, salire su quel basamento, cioè fare quel passaggio di scala, significa raggiungere lo sguardo della statua, che non è secondario, perché la statua, il monumento, ci costringe in qualche modo a levare, e sempre siamo noi che dobbiamo fare questa operazione di sguardo all'insù rispetto a una figura retorica più o meno riconosciuta. Nel momento pre-rivoluzionario, quello della rivolta, l'immagine è sempre la stessa e uno dei primi oggetti che viene rimosso è proprio il monumento sopra il basamento. Il monumento cade, il basamento resta. Mi inserisco, ti devo citare. Non me ne sarei dimenticata perché è uno dei temi principali del libro, ma anche un tema di riflessione che appunto, soprattutto con i giovani, mi sembra che sia un qualcosa che fa scattare un elemento di comprensione in più. E quindi tra le citazioni che non vi ho letto, questa ve l'avrei letta, ed Elisa che parla, mi sono concentrata su opere che hanno rivisitato, rovesciato o radicalmente negato il tema della statua sul piedistallo, del basamento, del plinto, provando ad attivare una sorta di rivitalizzazione, questo mi sembra un termine importantissimo, di nuovo movimento delle forme tradizionali in relazione al susseguirsi intricato di fatti, momenti e situazioni, ma mi sono anche fermata di fronte ad alcune opere che mi riportavano una riflessione sul tema della memoria, in particolare una memoria rimossa e dimenticata. Allora, lasciando un momento da parte il tema della memoria, che è l'altra traccia fondamentale, per quanto riguarda il basamento, mi sembra che una delle manifestazioni più importanti su cui giustamente Elisa si sofferma è la manifestazione inglese del quarto plinto, the fourth plint di Trafalgar Square, un grande plinto che era stato realizzato per accogliere una scultura che, se non è che per mancanza di fondi, poi non venne mai realizzata, e dove, a seguito di un processo, di un'elaborazione non priva di contrasti, è stato deciso di realizzare una manifestazione più o meno di cadenza annuale, con delle grandi commissioni, ovvero artisti contemporanei molto importanti vengono invitati a realizzare un'opera che si colloca sopra a quel punto.
Le opere sono state diversissime tra loro, ovviamente seguendo la poetica dei singoli artisti. C'è chi ha lasciato il basamento vuoto, chi ha collocato una sorta di rovesciamento del basamento sopra, quindi raddoppiandolo in modo speculare, e una delle artiste che mi piace ricordare, su cui anche Lisa si sofferma, è un'artista inglese che abbiamo avuto occasione anche di ospitare a Firenze, ovvero Anthony Gormley. Ricorderete, forse c'è stata una grossa mostra a Forte Belvedere, ma l'operazione che ha fatto per il quarto plinto era disegno molto diverso rispetto alla mostra di sculture che entrava in relazione con gli spazi di Forte Belvedere, ovvero offrire una piattaforma, potremmo dire di libera espressione, per tutti coloro che volevano in qualche modo come dire, non si tratta solo di una performance, insomma, ma di avere uno spazio pubblico di dialogo, senza nessuna costrizione, quindi potevano cantare, ballare, stare semplicemente, oppure parlare, quindi da un punto sopraelevato, quindi utilizzare il plinto come qualcosa che dà anche ufficialità. E questo è avvenuto per circa 100 giorni, il progetto si intitolava One and Another e ha fatto parlare molto sulle pagine dei giornali. C'è da dire che i quotidiani inglesi sono generalmente più attenti all'arte contemporanea, proprio rientra nel dibattito, ma questa, come dire, messa in condivisione di uno spazio monumentale che si trasformava, come ricorda l'artista stesso, che è sempre molto puntuale anche nella scelta delle parole, in uno spazio aperto alle possibilità. Ecco, il plinto, il basamento come uno spazio aperto alle possibilità mi è sembrata già all'epoca un'idea meravigliosa. Dopodiché ci sono forse altre opere che sono state realizzate nel corso del tempo che visivamente hanno avuto un impatto maggiore. Cioè, noi dobbiamo figurarci questo grande plinto con sopra delle persone normali, a volte vestite, ma molto spesso appunto persone che salivano e da lì, grazie a questo plinto, avevano voce, prendevano voce. E ancora Gormley invece, per un piccolo, potremmo dire quasi aneddoto, un'ipotesi che non credo sia riportata dal libro di Lisa, e che si tratta di l'artista che entra in relazione con un'opera sconta. In particolare un'immagine, insomma una scultura di Cecil Rhodes, fondatore della Rhodesia, mercante di schiavi, che ha anche finanziato e dato degli importanti contributi, se non sbaglio, all'Oxford University College, e quindi come altri benefattori era lì rappresentato, e ovviamente in questi anni viene detto questa scultura non va bene, stiamo parlando di una persona che non rappresenta un esempio, che non rappresenta. E quindi è stato uno di quei casi in cui si è parlato di rimozione oppure riporre questa scultura all'interno di un museo. Allora in questa occasione, come altre che Lisa invece cita, un'ipotesi viene proprio dall'artista. In questo caso non si tratta di aggiungere segni a dei segni preesistenti, che è un bellissimo percorso su cui molti si sono cimentati, ma di un semplice riposizionamento. Gormley propone semplicemente di girare la spalla, cioè di metterla in qualche modo in punizione. E quello che ci tenevo, il motivo per cui volevo riportare questo esempio, uno dei pochi non citati da Lisa, è perché Gormley dice che questa sarebbe stata un'azione per contrastare la pubblica amnesia. Ecco, questo penso sia una... Se i monumenti scompaiono talvolta diventando invisibili, la loro rimozione non ci aiuta a ricordare un passato anche spinoso o doloroso. Allora a me sembra, e credo che ci troviamo molto d'accordo con Lisa, che queste operazioni di risignificazione, riattualizzazione, dare voce a un passato anche scomodo, siano assolutamente molto importanti, e gli artisti ancora una volta possono aiutarci in modo molto incisivo. E credo che questo lavoro sia uno di quei lavori da portare avanti in collaborazione non solo con la comunità, ma con noi, diciamo con noi mediatrici dell'arte, che sia una di quelle operazioni che dà anche senso al nostro lavoro.
Quindi volevo sapere l'elenco delle opere, me ne ero appuntate tante, alcune più note, altre meno, ma per esempio le pietre di Ciampo, che tutti voi conoscerete, sono sicuramente un esempio, forse di antimonumento, non saprei dove collocarlo. Un esempio di... Beh, le pietre di Ciampo, a mio avviso, è una delle opere d'arte pubblica, credo tutte quanti voi conosciate, non c'è bisogno di presentazione, insomma. Una delle opere d'arte pubblica più interessanti, non solo in relazione appunto a questo abbassamento totale, eppure richiesta di attenzione, ma anche perché stanno iniziando e hanno disegnato ormai una geografia molto estesa, per cui contemporaneamente abbassano e però allargano in modo evidente queste storie, queste piccolissime tracce di memoria che però diventano, come dire, una geografia davvero importante di memoria, l'atto del chinarsi a posizionare. Ci sono tantissimi elementi di quel lavoro che davvero me lo fanno amare molto. E c'è un altro lavoro a cui tengo molto, che mi piace descrivervi, che è di nuovo un basamento a grado zero, che è dell'artista Doris Salcedo, è una donna. Spesso mi viene chiesto, ovviamente, allora facciamo i monumenti alle donne, e io rispondo: non è interessante solo fare i monumenti alle donne, ma fare in modo che le donne facciano i monumenti. E adesso vi spiego perché. Doris Salcedo è l'artista colombiana riconosciuta internazionalmente, alla quale viene chiesto di fare, viene commissionato dal governo di fare il monumento in relazione al processo di post-conflitto che la Colombia sta vivendo. Post-conflitto sono appunto la pace tra le FARC, tra quella difficilissima situazione politica che è la Colombia, fatta appunto di forze governative, FARC e via dicendo. Le FARC in quel momento stanno depositando le armi. Doris Salcedo prende le armi, parte di queste, attraverso tutte trattative, un processo molto lungo, e le fa fondere. E poi chiama a lavorare questa materia in forma delle donne che hanno subito violenza durante il conflitto. Queste donne lavorano con un unico strumento, che è un martello. Con questo martello appiattiscono questa forma, trasformandolo in mattonelle grandi come quelle che abbiamo più o meno di questo pavimento, mattonelle non regolari, che dallo spazio pubblico portano il visitatore all'interno della nuova sede del Museo d'Arte Contemporanea di Bogotà. Io credo che sia questo oggi il monumento, è quel grado zero al quale dobbiamo porre attenzione e camminare attenzione, perché quella è la nostra memoria. Dunque, se devo prendere proprio l'esempio, è questo, cioè l'idea di aver avuto la commissione per un monumento che peraltro doveva essere molto autorevole, molto riconosciuto, aver detto no a un monumento, aver preso una materia che era una materia violenta e trasformare, per cui fondere e ritrasformare, e aver coinvolto delle comunità. Questo credo che sia oggi davvero la responsabilità di artisti come di architetti, di chiunque viene chiamato nello spazio pubblico a rappresentare un qualcosa che ricordo, che come monumento è sempre il momento e mai eterno. Questo era... Sì. Mi piace perché gli esempi appunto riportati da Lisa sono molti, ma io nella mia listina di appunti, appunto, Doris Salcedo, che si scrive Salcedo, e vi invito caldamente ad andarla a vedere, è un'artista straordinaria e riesce, appunto, come solo i grandi artisti sanno fare, a tenere insieme un processo,
un'idea anche fortemente concettuale con poi una restituzione visiva potentissima. In Italia questo l'abbiamo visto a Roma con una grande mostra, ha fatto una grande installazione a suo tempo alla Tate Modern facendo un enorme cretto che pervadeva tutta la hall principale, un artista veramente con una capacità di sintesi e molto molto potente, quindi lavori che vi consiglio vivamente di andare a vedere, forse è l'unico dispiacere di non avere qualche immagine con noi che sicuramente... No, questo, scusate ti interrompo, me lo chiedono sempre. Io ho lavorato su questo e il vincolo era niente immagini, per cui ho fatto un lavoro, uno sforzo enorme per scegliere e per descriverli, e chiedo lo stesso sforzo a lettore. O comunque di andare a vedere e curiosare. Peraltro, appunto, di Doris Alcedo c'è un bellissimo documentario su questo progetto. Quasi tutti i progetti che ho come dire, messo nel libro hanno una documentazione molto, sono come dire, davvero l'ABC del monumento, dell'antimonumento e via dicendo. Diciamo che la descrizione anche del lavoro rientra attorno a riportare i suoi brevi titoli, perché secondo me ci aiutano proprio a seguire lo svolgimento del pensiero di Lisa in una categoria che ovviamente ha a che fare con la memoria, ma anche con la reminiscenza, che è forse un termine che non abbiamo usato, no? E Lisa scrive: nei numerosi progetti artistici recenti che trattano il tema del monumento, con una certa frequenza ho incontrato qualcosa che somiglia a quell'atto di reminiscenza descritta da Paolo Rossi, a cui faceva riferimento prima, l'azione del provare a recuperare, attraverso il riposizionamento della memoria e la riscrittura del documento, un pezzo di storia che è scomparso o in qualche misura silenziato. Ecco. Anche il fatto che alcuni momenti storici possano essere silenziati, capita spesso, ma capita anche che questo silenziamento a un certo punto si disinneschi, e gli artisti possono aiutarci anche in questo senso. Ma al di là di molte altre descrizioni anche estremamente vivide, Lisa ha fatto bene a ricordare, ha detto: mi dispiace non potervi far vedere quest'opera, ma se leggete il testo ve la riuscite abbastanza a immaginare, quindi è anche uno sforzo immaginativo interessante per arrivare al quarto capitolo, ovvero l'ultimo, che fare? Altro grande punto interrogativo. E anticipo la sua risposta, che poi insomma discuteremo. La risposta è dipende, che non è una risposta dire che cerca di andare incontro a tutti, è un dipende strettamente necessario, proprio perché le situazioni, i contesti sono così eterogenei che devono necessariamente essere analizzati uno per uno. Ciononostante, ancora con questa grande capacità di sintesi sotto alcuni sottotitoli, le ipotesi sono: tutti fuori, tutti dentro, togliere autorità ai monumenti. Ecco, diciamo, faccio quello che oggi si dice un po' uno spoiler, per usare una brutta parola, c'è un'anticipazione di alcune delle sue proposte che appunto vedono in questo dipende delle possibili soluzioni, tutte sensate, tutte complesse, tutte da negoziare, e tutte che però possono portare in alcuni casi e possono portare a ulteriori sviluppi, quindi non soltanto a ridare dignità al passato, oppure dare dignità a delle opere che ci sembrano in qualche modo invecchiate. Questo non è soltanto un difetto del pubblico contemporaneo, da sempre c'è una questione di gusto, per usare una parola che dobbiamo sempre trattare con cautela, questioni di gusto molto rilevanti. Per esempio il Museo degli Innocenti, scusate ora questa piccola parentesi, ospita alcune delle opere che erano presentate all'interno della chiesa principale, sugli altari principali, e queste opere sono cambiate nel corso del tempo perché non erano più di moda, perché non erano più in grado di parlare in modo così diretto, più che mai un pubblico che talvolta non era istruito e che quindi aveva bisogno di riconoscersi immediatamente delle opere. Ecco, questo riconoscimento immediato è venuto meno e richiede appunto uno sforzo superiore, questo è a fronte di maggiori soddisfazioni, proprio perché le risposte sono più aperte, non sono univoche, si evolvono con noi. Quindi cosa fare dipende, è giustissimo, e ci sono appunto alcune ipotesi che Lisa ripercorre, per cui
sostituire le statue con altre statue più attuali, appunto come nel museo, come nella chiesa, oppure anzi quello a cui abbiamo fatto riferimento prima, metterle tutte via in luoghi meno scomodi, cioè metterle dentro i musei come se appunto i musei fossero luoghi neutri, altra cosa che potremmo discutere a lungo. E quindi non soltanto questo discorso sul museo, il fatto che i musei non siano neutrali è ovviamente parte del dibattito da molto tempo, ma c'è un altro approccio che vorrei discutere con te, che tu riporti correttamente in inglese, cioè un processo che ha a che fare molto spesso anche con la decolonizzazione, citavi prima, di retain and explain, cioè mettere in qualche modo via e spiegare. Credi che questo possa essere un approccio? Io credo che, dunque, non ho voluto chiudere, tutti mi chiedono allora cosa ne facciamo, dove li mettiamo, l'editore per primo deve dire che insisteva molto. E io ho detto non possiamo dare una risposta definitiva. Uno, perché appunto gli esempi che vi ho fatto dal sud degli Stati Uniti all'Europa, all'Italia, a Firenze, cioè sono talmente complessi. Dopodiché noi tutti, soprattutto noi come storiche dell'arte, ci rendiamo conto, ma anche gli esperti culturali, ci rendiamo conto che questa cancel culture, che io appunto non amo particolarmente, crea dei problemi. Creiamo una società cieca, una società non critica. Dunque dobbiamo riuscire ad interrogare le opere una a una, questo dobbiamo, ognuno dalla sua parte deve fare questo, deve riuscire a rivedere, riuscire a interrogare a seconda del suo ruolo. I musei, Arabella l'ha già detto molto bene, non sono neutri, il dibattito in Inghilterra, prevalentemente in Gran Bretagna, era proprio quello del dire ma noi, e anche negli Stati Uniti, noi non siamo neutri. Vi faccio l'esempio più eclatante che riporto nel libro. Di fronte al Museo di Scienze Naturali di New York, la statua di Roosevelt a cavallo, con ai piedi un afroamericano e un afroamericano e un nativo americano, quella statua era inguardabile, impensabile, nonostante avesse delle fattezze formali di un certo valore, ma era oggi nella società americana impresentabile. Allora, in un primo momento è stato detto portiamola dentro, e giustamente, come dire, tutto lo staff, curatori e non, hanno detto ma no, noi non siamo neutri, noi siamo esattamente come lo spazio pubblico. Allora si è deciso di aprire e di studiare con le comunità, diverse comunità di riferimento, un public program che è durato un anno, per poi rimuovere definitivamente la statua. Dobbiamo capire e accettare che ci sono temi, forme, questioni che oggi possono anche essere rimosse. Il patrimonio non è eterno, ma non è eterno perché la nostra società sta cambiando, e dunque bisogna anche accettare questo. Abbiamo un esempio in Italia che io riporto nel libro, che è il famoso I Quattro Mori, statua molto amata dai livornesi, così chiamata, già il nome ordinario quotidiano sa, come dire, incuriosisce, perché i Quattro Mori sono i piedi in realtà di un De Medici molto più alto. Sono due opere, due statue realizzate in momenti diversi, da autori diversi, dove questi quattro mori, ognuno che rappresenta una nazionalità, tendenzialmente appunto indiana, africana, via dicendo, e ai piedi incatenato. Oggi quella statua è impresentabile, eppure devo dire che i quattro mori del Tacca sono di una bellezza tale, di una potenza tale, che quasi, come dire, ribaltano davvero il monumento, perché il De Medici in mezzo quasi ha un ruolo subalterno. Il problema, a Livorno ovviamente il dibattito c'è stato e le scuole lavorano molto, ma è
lavorare, sollevare continuamente la questione, perché oggi in un paese come l'Italia siamo ancora troppo poco abituati, soprattutto di nuovo in ambito culturale, a pensare che un ragazzino di 15 anni passa vicino a quelle statue e ha tutto il diritto di sentirsi offeso. Dunque qualcuno, che sia la scuola, che continuamente ribadire questa cosa, salvando appunto, io statue belle così le ho viste realmente, dunque quel lavoro va assolutamente salvato, a mio avviso. Mi sento bisogno di interromperti proprio perché una delle citazioni, per quanto sia solo una frase, era, parlando della scultura del Tacca, statue offensive e belle al tempo stesso. Cioè, mi sembra limpido come pensiero, state offensive e belle al tempo stesso, come ribadeva adesso Lisa. Ecco, io credo che per esempio una posizione del genere negli Stati Uniti, oggi come oggi, sarebbe molto difficile. Quindi soltanto per sottolineare che se i paesi anglosassoni sicuramente hanno un livello di dibattito più avanzato ma anche più complesso, al tempo stesso non c'è questa grande libertà. Io credo che in quanto europee e in quanto italiane abbiamo anche la capacità, per quanto sempre con le dovute attenzioni, come dice Lisa, bisogna ricalibrare, bisogna parlarne, ma di mantenere l'opera dei Quattro Mori, è molto amata in città, caratterizza la città di Livorno, e il Tacca è un grande scultore, e quindi poter dire che sono belle e offensive allo stesso tempo mi sembra un'affermazione molto importante, veramente molto importante, anche poter trasmettere un messaggio di questo tipo, perché altrimenti è bello e buono e brutto e cattivo, insomma il mondo non è così facilmente. Però torno a dire, la stessa scultura, proprio per il dibattito che c'è in questi anni negli Stati Uniti, non sarebbe così definibile, a mio avviso. No, però è anche vero che qui lo devo dire, perché le statue dei Confederati sono bruttine, dunque se anche non sono le statue, ecco. E questo è l'aspetto che penso possa entrare nel dibattito, cioè forse non è il primo elemento, però io credo che il no, questo deve entrare, è molto complicato. E poi c'è questo lavoro, che era questo legato a questo capitoletto di togliere autorità ai monumenti, un lavoro a mio avviso di nuovo di un'intelligenza davvero importante, e a Bolzano questo. Bolzano è la città della memoria rispetto all'eredità dell'architettura e dell'arte fascista, per cui un lascito non indifferente, su questo stanno lavorando molto. E nel 2017, dopo una call, Arnold Obstnecht, scusate io lo pronuncio sempre male, e Michela Bernardi hanno fatto un gesto, a mio avviso, sorprendente, intelligente, che apre davvero il dibattito. Cioè, di fronte al Palazzo di Giustizia di Bolzano c'era un grande fregio con Mussolini a cavallo, con la scritta credere, obbedire, combattere, cioè quella cosa che dice come me la cavo adesso, in qualche modo, dove la metto davvero quell'ascito. Loro, senza distruggere, senza togliere, senza, hanno semplicemente aggiunto una frase al neon declinata in tre lingue diverse e un estratto di Hannah Arendt che risponde a quel credere, obbedire e combattere, dicendo con la coda: nessuno ha il diritto di obbedire. Ora, quella cosa lì ha sollevato un dibattito davvero importante, l'opera è ancora lì, e credo che sia questo il modo, in qualche modo, scusate il gioco di parole, del quale bisogna rispondere, e quel risollevare quella, appunto, quel momento, riaprirlo, non richiuderlo o rimuoverlo. Questo, io continuo a dire che questo è davvero troppo pericoloso, perché è di nuovo una forma di rimozione e di rimozione sociale, mentre invece abbiamo bisogno in questo momento di dibattito sociale che passa attraverso la cultura, che passa attraverso gli artisti. Io con questo credo di concludere.
credo ci fossero dei... Abbiamo fatto una traversata molto rapida di questo libro che ha molti altri contenuti, ma ci tenevo a ripercorrere anche quei capitoli proprio perché io credo che anche attraverso questo breve scambio ve ne siate potuti fare un'idea di un tema che è veramente difficile da maneggiare, perché è complesso, perché è articolato, perché racchiude non solo posizioni diverse ma anche ambiti di ricerca diversi, ed è giusto che sia così. Quindi Lisa nominava ovviamente l'architettura, che è uno degli aspetti forse in Italia più macroscopici rispetto appunto alla possibilità di cancellare o meno certi segni, così come ha più volte nominato delle pratiche, potremmo riassumere le pratiche di risignificazione, non so, forse ora non mi viene in mente un'altra termine, quindi utilizzare il patrimonio per ripensare e al tempo stesso continuare a commissionare opere d'arte, perché forse il tema dei committenti che avrei affrontato talmente tante volte, adesso lo teniamo un po' in disparte, ma è un ruolo politico molto importante, anche nella nostra città, devo dire, io adesso sono in una commissione che valuta le donazioni artistiche, tema rischiosissimo, e al tempo stesso cosa succede ai comuni dove ovviamente le finanze insomma si devono spostare da una parte all'altra, è rarissimo che investano in un progetto ex novo che racconti il nostro tempo, piuttosto si accettano o meno delle donazioni che in quanto gratuite ci sembrano un affarone, ma costano. A parte costano, perché a volte è gratuito sul progetto, poi c'è la manutenzione, e poi che senso hanno? Cioè ovviamente per l'artista che lo propone o la famiglia hanno un grande senso, ma le opere non possono arrivare così calate per l'appunto con una gru. Non dico sempre necessariamente un processo che sarebbe fondamentale e partecipativo, ma che in una città come Firenze è particolarmente complesso, ma quantomeno un'analisi di dove e perché e cosa e quando, sono tutti aspetti fondamentali. Quindi vedo proprio un fil rouge tra diciamo, una ricerca delle origini, no, a oggi, veramente continuativo, per quanto i nostri predecessori, i nostri antenati erano forse più lungimiranti, insomma capivano bene il potere delle immagini, oggi ne utilizziamo altre, e quindi commissionavano agli artisti delle opere che a loro avviso erano giuste, pertinenti e soprattutto efficaci, che comunicavano bene. Quindi questo ruolo non credo che si sia perso, e per cercare di chiudere con le parole di Lisa, appunto si tratta, lei riassume, di aprire il dibattito, il tema del dibattito che è fondamentale, e dice di portare giù non il monumento ma la monumentocrazia, quasi ho difficoltà a nominarla, però in effetti come concetto mi sembra che ancora una volta riesca a fare una sintesi molto molto efficace. Quindi la ringrazio tanto, non soltanto per essere con noi, ma per aver scritto questo bel libro. Microfono, Anna. Prima di iniziare con altre domande, l'intervento di Francesco Ventura, già professore ordinario di urbanistica all'Università degli Studi di Firenze. Mi sentite? Sì. Mi sentite? Sì. Ha pubblicato tra gli altri. Allora, il libro è molto interessante perché io non mi sono occupato di monumenti, ma mi sono occupato di quella specie di monumenti che costituiscono i beni culturali, che hanno sempre a che fare con la memoria, ma una memoria diversa da quella dei monumenti. E non solo, non avevo mai esplorato i monumenti contemporanei, che anche questi sono diversi dai beni culturali, sebbene i beni culturali possono comprendere e interagiscono con i monumenti. Allora, primo, uno dei fili conduttori è questo proprio del basamento. E questo è interessante. Allora, io quello che mi è venuto in mente, anche penso per spiegare perché, visto che ancora oggi vengono commissionate opere pubbliche come i monumenti,
gli artisti tendono a metterli per terra. Allora, ci sono due parole greche che sono parole chiave del pensiero filosofico greco, di cui il monumento mi pare una configurazione spaziale di questi concetti. Una è episteme e l'altra hypokeimenon, che non usa Aristotele. Episteme viene tradotto solitamente con coscienza, ma è una tradizione che nasconde il senso originario della parola, perché la scienza contemporanea è ipotetica, è l'opposto dell'episteme. L'episteme vuol dire che sta su e che nessuno può smuovere. E il pensiero filosofico dice di se stessa di avere un sapere inamovibile, incontrovertibile, non smentibile. E allora il monumento tende a questo. Ipokeimenon è il fondamento altrettanto incontrovertibile, il basamento che sta sotto e sorregge la storia e il divenire. È un po' come lo sviluppo sostenibile. Lo sviluppo sostenibile oggi vorrebbe uno sviluppo che ha un fondamento incontrovertibile, che non si consuma. Ora, che cosa è successo? Che il pensiero di questi ultimi due secoli ha demolito episteme e ipokeimenon. È chiaro che gli artisti si sono resi conto, alcuni nella maniera estrema, che è impossibile mettere in figura l'assoluto. Guardate, non so, Yves Klein che scrive proprio l'immateriale dell'arte. La scienza, in una direzione che è parallela, vorrebbe arrivare a produrre, a tenere noi in mano la produzione addirittura della materia, sia biologica che no. Ci sono libri che mirano a questo, in qualche modo si mira a questo. E qui è chiaro che arriva questa situazione anche nel monumento. Ora, per esempio, in spagnolo il basamento si dice zócalo, in Messico la piazza principale di ogni città, anche quando non c'è un monumento, si chiama zócalo. Per dire, la gerarchia urbana ancora resiste come immagine. Poi c'è anche un altro concetto, quella dell'aura, naturalmente riferimento a Benjamin. Io qui penso, ma è una cosa che volevo solamente confrontare, non ne sono sicuro. Cioè l'unicità dell'opera e questa distanza che la riproducibilità ha un po' distrutto. Paradossalmente però, in relazione proprio al culto del patrimonio o dell'identità, se vogliamo usare il termine maschilista, proprio oggi che tutto è divenire, tutto è storia, il culto moderno dei monumenti, diciamo a Borrighe, è un tentativo di sacralizzare la storia. Nella tradizione, alla fine, l'opera d'arte e anche quella monumentale, per quanto potesse ricordare un fatto contingente ma rilevante per l'identità della popolazione, alla fine chi produce è il divino, o comunque l'artista è un manuale che copia qualcosa di eterno che sta nell'ultrasensibile. Quindi era naturale che so io, le statue greche venissero fuse e poi di nuovo, perché il significato era sempre lo stesso. È nella situazione di oggi che ciò che viene considerato di valore storico e artistico non si può assolutamente toccare. E naturalmente sono tutti i problemi, soprattutto poi quando questo patrimonio è il paesaggio, la città e le architetture che ancora si usano. È una contraddizione pazzesca. E un'altra cosa che vedo, forse nell'epoca moderna o almeno nel Novecento, il valore monumentale è stato attribuito
più che al monumento in senso proprio, quindi allo statuario pubblica, anche che sia alla costruzione della città, non quella contemporanea. E per esempio, io una curiosità, che io non lo so, ma è mai esistita una statuaria pubblica collegata, collocata in spazio pubblico di Hitler? No. Sono statuaria che sappia io no, anch'io. Poi effigie, sì, certo. Allora, però Hitler, che era un marcato architetto, con Speer, che aveva ormai assunto come alter ego, e qui ci sono le memorie di Speer, aveva deciso che lui sarebbe morto, perché decideva tutto lui, no? Anche di se stesso. Cioè, come dice Canetti, il vero potente vuole essere solo, che nel 1950 sarebbe morto. E nessun Führer del Reich millenario avrebbe avuto la sua autorevolezza e la sua potenza. Quindi questa potenza lui lo doveva infondere attraverso l'architettura e le città che voleva costruire, riformare tutti con Speer. Ma era invidioso di Parigi. Parigi era comunque il simbolo della città moderna, della metropoli contemporanea fatta da Haussmann, invidiosissimo e ammiratissimo. Finalmente ci va quando i nazisti occupano Parigi. E dopo tre ore di visita, ci sono i filmati di repertorio che chiunque ha visto, no? Lui con la macchina scoperta, e dice Speer, ricorda questo episodio, quella sera dopo le tre ore mi volle di nuovo con sé nel piccolo tinello di una casa di contadini che abitava in quel momento. Sedeva solo davanti al tavolo e quando entrai mi disse subito, senza preamboli, prepari un ordine del Führer che disponga la piena ripresa dei lavori di Berlino, perché Berlino era la prima città che doveva rifare. Non era bella Parigi? Ma Berlino deve diventare molto più bella. Mi sono sempre chiesto, spesso, se non dovremmo distruggere Parigi. Proseguì, dice Speer, con calma agghiacciante, come se si trattasse della cosa più naturale del mondo. Ma, dice Hitler, quando Berlino sarà finita, Parigi non sembrerà che un'ombra. Perché distruggerla allora? Cioè, capisce che va messa in ombra, ma deve esserci il confronto, non va distrutta. Non solo, ma c'è anche un altro episodio che riguarda proprio la memoria, la progettazione della memoria, che è qualcosa di più del momento. Il Reich millenario quindi doveva trasmettere quello che ha detto. Speer va nel cantiere della tribuna, stavano costruendo la tribuna delle grandi adunate, e per fare questa tribuna avevano dovuto demolire un deposito di tram che era di cemento armato. Speer dice, vidi un cumulo di polvere e di ferri contorti e arrugginiti e pensai che non avremmo potuto costruire con questa tecnica moderna le architetture del terzo Reich millenario. E allora pensai che di elaborare, una cosa un po' pretenziosa, lui stesso dice, una teoria del valore di rovina dell'architettura. Va in studio e fa disegnare quella stessa architettura con diroccata, con LED da sopra, ma che doveva mostrare lo stesso la magnificenza anche dopo centinaia di anni. E fa anche i calcoli, perché naturalmente doveva usare materiali che dovevano essere solidi, resistenti al vento, poi le architetture più grandi di quelle greche e romane, e
l'entourage dice, ma tu sei pazzo, va da Hitler, e da quel momento Hitler dice, da dette l'ordine, doveva essere costruito secondo questa tecnica. Cioè capisce che deve costruire addirittura la memoria pur con il tempo, è una cosa pazzesca, è proprio una modernità questa. Bene. Grazie. Ci sono domande? Io vorrei sapere solo come è finita a Kiev. Kiev hanno deciso di sfare le cose del socialismo o le hanno messe in un magazzino? No, ora si vede. C'è un mercato. Kiev, allora, c'è un mercato, questo sì. Kiev per me è un discorso davvero doloroso. Non si è trovata una soluzione. Credo che la guerra abbia fatto la sua parte. Purtroppo non ho più notizie perché gli artisti prevalentemente si sono spostati in Germania e dunque non ho notizie reali di quello che sta accadendo adesso. C'è però questo aspetto che è un po' più preoccupante e che se alcune statue vengono distrutte altre vengono ricostruite, cioè laddove c'è bisogno di eroi si ricostruisce la statua e dunque credo che, non so, tutti quanti noi abbiamo visto i primi giorni di guerra le statue che venivano protette, sì, con i sacchi di sabbia e dunque lì la questione non so davvero, perché quando io ci sono stata c'era anche proprio un passaggio tra la sovietizzazione e l'europeizzazione, chiamiamola così, per cui non erano solo le statue, erano, tu entravi nei musei e i musei ripiombavi in un momento, in una bolla temporale degli anni 70, 80, cioè i musei erano fermi perché non avevano ancora fatto il passaggio reale tra appunto Kiev, l'indipendenza di Kiev e l'eredità sovietica, tutto ciò che era pubblico, mercati, musei, mezzi pubblici, sì, direi più o meno queste, scuole in parte, era tutto in questa fase temporale sospesa, molto interessante. Io avrei voluto fare un documentario, purtroppo sono arrivata troppo tardi, perché tu ti affacciavi alle finestre e vedevi questi monumenti coperti magari appunto da una parete malmessa, da un lenzuolo, era un tentativo di rimuovere, ma allo stesso tempo era talmente immensa l'architettura e la statuaria insieme che quasi era impossibile. Che cosa ha fatto e sta facendo la guerra io non lo so, so che probabilmente dopo questo altri monumenti nasceranno sicuro, cioè gli eroi, quando la nostra grammatica quotidiana torna l'eroe, quello è il momento della statua, ecco. Ma che cosa sta accadendo purtroppo so dei pezzi, ma non anche perché la città in effetti è davvero molto probabile.